Io lavoro alla Direzione delle Professioni Sanitarie del Policlinico San Martino, mi occupo di continuità assistenziale ospedale territorio in un'ottica progettuale, però appunto in questa veste io parlo come socia di Ecoistituto Regge e come ex abitante del quartiere del Lagaccio. Allora, intanto ringrazio Enzo che ha avuto l'idea di fare questa relazione, quindi mettendo in relazione il concetto di bellezza che è il tema di questo prefestival al quartiere del Lagaccio. E poi tutti i medici con cui collaboro sempre, in particolare Bruno Piotti, mia sorella, che è sempre di grande ispirazione. Allora, prima di iniziare proprio con questo, vi faccio, ecco, diciamo, sarà un racconto a più voci. Inizio descrivendo un dipinto, poi vi spiego perché il Lagaccio si chiama così, vi darò alcuni dati statistici. Vi leggerò uno stralcio da un documento che si chiama Un quartiere in movimento, che è stato scritto da un professore universitario che si chiama Enrico Fravega. E poi nelle slide si vedranno alcuni edifici simbolo, degli esempi di street art. Poi ci saranno due video, in uno parla un abitante del quartiere, in un altro invece ci sono un gruppo di architetti e insegnanti che sono stati invitati dalla Casa nel Parco, infatti si vede la Casa nel Parco nel video, per parlare di città dei 15 minuti e di urbanismo tattico. Poi alla fine ci sarà un audio dove una socia del coordinamento delle associazioni del Lagaccio, nonché anche partecipante allo SPCGL, viene intervistata e alla fine di questo audio cercherò di fare un po' il punto della situazione per poi andare a definire il concetto di riqualificazione e rigenerazione, collegarlo al concetto della bellezza civile, fino ad arrivare all'evoluzione del concetto di salute alla casa della comunità. Dunque, questo è un dipinto di Umberto Boccioni del 1911. E si intitola La strada entra nella casa. E quindi descrive una, possiamo definirla, furia costruttiva che invade ogni spazio, cioè lo spazio pubblico e lo spazio privato. Infatti vedete questa donna di spalle, vestita in blu, che si affaccia al balcone e viene letteralmente inghiottita da un agglomerato urbano che è rappresentato da case, cantieri, colori, luci. E questo dipinto, come dice anche Consonni, che è un noto urbanista, che tra l'altro ha scritto un libro molto interessante che si chiama La bellezza civile, splendore e crisi della società, che vi consiglio di leggere. E dice appunto che precorre i termini questo dipinto, nel senso che dal 1955 in poi, ma anche prima, quello che era l'idea di progettazione urbana, diciamo così, viene completamente abbandonata. E quindi quell'idea, soprattutto quell'idea di progettazione urbana legata alla tradizione europea, quindi quell'idea di città che prevede appunto ampi spazi, piazze, cortili, boulevard, viene completamente abbandonata come idea, quell'idea proprio anche di bellezza urbana. Questo anche perché in questi ultimi anni sulla scena mediatica la bellezza purtroppo concentrata su il culto del corpo, il culto dell'oggetto, quindi la bellezza è un po' vista come un'estensione dell'io e decontestualizzata dal contesto, cioè decontestualizzata e quindi anche se vogliamo mercificata. Io invece quello che vorrei come leitmotiv di questa relazione è parlare della bellezza civile, che bellezza civile di cui parla Giambattista Vico e che dice appunto, parlando della cultura materiale e della forma del mondo, che questo tipo di bellezza è ancorata alla nobiltà d'animo e alla virtù e che si fonda su vincoli, sulla possibilità di ricercare una misura e un equilibrio nella relazione. Vincoli che vanno riproposti e reinterpretati non per coartare, ma per difendere e promuovere la libertà individuale. Quindi una bellezza che si esalta nella commisurazione e nell'interazione fra presenze diverse, come insegnano i luoghi mirabili del passato. Quindi andando avanti, allora, perché si chiama il quartiere del Lagaccio si chiama Lagaccio?
Dunque, nel 1500 più o meno, il principe Andrea Doria fece costruire una diga sul rio San Tommaso e così si formò questo bacino artificiale le cui acque servivano proprio per l'approvvigionamento del suo palazzo. Poi, andando avanti nel tempo, queste acque servirono prima per alimentare la fabbrica delle polveri, che venne realizzata intorno al 1600, e successivamente il proiettificio. Poi, andando ancora avanti, queste acque, oltre a essere nel Mose Profonde, divennero inquinate, e nel periodo, soprattutto negli anni 60, ci furono una serie di incidenti mortali, compreso quello di un ragazzino di 12 anni, e da lì questo nome, questo aggettivo dispregiativo, e poi ovviamente il lago venne prosciugato, venne bonificato. E come vedete in questa cartina, qui c'è, seguendo diciamo, il perimetro rosso, dove si vede appunto il quartiere del Lagaccio, potete vedere in alto quello che è appunto il vecchio lago, che ora è stato sostituito dal campo sportivo e dal campo di hockey. Ecco, in questa cartina mi permette di dire quali sono i confini del quartiere, quindi nella parte bassa il quartiere confina con la stazione ferroviaria. Ed è proprio il punto dove inizia il Palazzo della Ferrovia, che è un palazzo enorme che impedisce sia la luminosità che l'accesso, diciamo, al mare, al porto. Poi ad est confina con Oregina, ad ovest con il quartiere di San Teodoro e a nord-ovest con Rivarolo. E poi come in questa cartina si vedono alcuni, diciamo così, elementi importanti, elementi, edifici importanti e luoghi importanti per il quartiere, perché si vede la ex caserma Gavoglio, si vede la Fratellanza Artigiana Genovese, si vede l'Istituto Idrografico, si vede appunto il campo da hockey e quello che è stato il lago, e poi si vede anche la cremagliera, quindi il percorso che fa la cremagliera che dalla stazione marittima arriva a Canarolo. Allora, questi sono i 9 municipi, e il municipio centro-est è quello che contiene il Lagaccio. Questo invece è come dire, sono i distretti sociosanitari. Distretti sociosanitari che corrispondono, i cui confini coincidono con quelli dei distretti sanitari e delle zone sociali. E il distretto 11 è il distretto che contiene il quartiere di origine di Lagaccio, ed è questo, diciamo, triangolino arancione. Al 1 gennaio 2017 la popolazione era di 777.362, considerando la popolazione residente nella ASL 3. Oggi, in realtà, la popolazione genovese è no notevolmente diminuita. Io stamattina ho ricevuto alcuni dati dal servizio che si occupa proprio di dati statistici del comune, che mi diceva che gli abitanti sono circa 560.000, quindi notevolmente diminuita. Comunque diciamo che insieme il quartiere di origine Lagaccio conta 23.739 abitanti, di cui 10.235 sono gli anziani, sono i residenti nel quartiere del Lagaccio. E di questi il 32% rappresentano sono rappresentati dalla popolazione over 65, mentre gli ultra ottantenni sono circa il 10%. Poi questi dati li ho un po' rivisti perché, come ho detto, stamattina mi sono arrivati dei dati più freschi. Comunque, diciamo che in linea generale la fascia di età maggiormente rappresentata è quella dai 41 ai 65 anni. Altro dato rilevante è questo, cioè che innanzitutto il 27% della popolazione del Lagaccio, cioè 2.783 persone, sono appunto la quota degli immigrati, e il resto invece è la popolazione residente. Volevo appunto, scusate che faccio una cosa se non vedo. Ecco, questi sono i dati che mi sono arrivati stamattina. Quindi, come vedete, gli stranieri del Lagaccio sono 2.783, l'età media a Lagaccio è più bassa rispetto a quella di Genova. L'indice strutturale, chiaramente, sono età medie sempre alte, ma leggermente più basse, e l'indice di vecchiaia è 227,9.
Quello che si può capire da questi dati è che di fatto la popolazione giovane è rappresentata dal gruppo degli stranieri, che mediamente ha un'età media di 36,1. E l'altra cosa che si può capire è che la comunità più rappresentata è quella dell'Ecuador, che è anche rappresentata proprio a Genova in modo sostanziale. Ecco, l'altra cosa che è secondo me rilevante è che anche se questi sono dati del 2016, circa 4.600 persone di 75 anni e oltre vivono completamente da sole, e questo è un dato direi importante. Dunque. Ecco, allora, questo è invece un disegno fatto da un bambino della scuola elementare Duca degli Abruzzi, che descrive il suo quartiere. E a questo proposito, io ho pensato di leggervi proprio uno stralcio tratto da, appunto, come dicevo prima, da un quartiere in movimento, perché si intona, diciamo così, con questo disegno. Allora, cosa dice Fravega quando entra nel quartiere del Lagaccio? Come un regno fatato, il Lagaccio è un quartiere celato, è immediatamente alle spalle del principale nodo ferroviario genovese, ma nessuno sa che c'è. Al Lagaccio ci si vive o ci si capita sbagliando strada, non ci si va, non ci sono motivi per farlo, non ci sono locali di tendenza, non ci sono cinema e non ci sono teatri. È un quartiere centrale, ma altrove dal centro. È isolato da una viabilità assurda ed ostile, fatta quasi esclusivamente da strade strette, prevalentemente a senso unico. Non ci sono spazi aperti. Al massimo un paio di slarghi del marciapiede, e non ci sono giardini. Entrando nel quartiere, la percezione dell'elemento urbanistico predomina su tutto il resto. Le case sono schiacciate le une sulle altre, e milioni di finestre condividono le stesse prospettive o gli stessi vuoti squallidi. Le facce e le inflessioni delle voci raccontano storie di migrazioni dal sud Italia e dal sud del mondo, perché questo è un quartiere nel quale i progetti migratori si sovrappongono come strati geologici da decenni. Dunque, facce e muri raccontano una storia di un quartiere disadorno, ma vivo, ancora denso di relazioni sociali. Come ci tiene a sottolineare uno degli intervistati, il Lagaccio ha un'identità sua, più forte di quella delle vie. Non dici sono di via Centurione o di via Ponza, dici sono del Lagaccio, come nei paesi dove le vie non servono perché si conoscono tutti. E qui stiamo parlando di una ricerca antropologica che è stata fatta nel 2013, quindi sarebbe interessante capire se il livello di coesione sociale è rimasto tale. Questa invece è una visione dall'alto di quella che è l'ex caserma Gavoglio, che è composta sia da questi padiglioni, ma anche poi da un parco di circa molto grosso, insomma. 70.000 ettari più o meno credo che siano. Come dire, il processo di riqualificazione e di rigenerazione urbana che è ancora in corso della casa Gavoglio, dell'ex casa Gavoglio, è iniziato nel 2008, grazie appunto alla costituzione di un comitato cittadino che si chiama Voglio la Gavoglio, che inizialmente ha ottenuto il passaggio dal demanio militare al comune di Genova. Dopodiché, nel 2015, chiaramente attraverso un percorso partecipato con l'allora amministrazione comunale. Nel 2015 è diventata casa di quartiere e nel 2020 si è insediata l'attuale gestione. E ci sono state le riqualificazioni dei primi lotti che hanno portato intanto a restituire alla cittadinanza la piazza antistante, quindi dove i bambini possono giocare, le persone anziane possono sedersi sulle panchine e così via. E poi ha portato al recupero di alcuni locali, e quindi utilizzati come biblioteca, come laboratori sociali, come aule didattiche, e in più c'è anche l'orto botanico. La Casa nel Parco, che è l'ente che si è insediato nel 2020, è un ente del terzo settore che è composto da una serie di associazioni e ha come si è data da progetto come obiettivi il contrasto alla povertà educativa, l'educazione ambientale e il supporto alle persone anziane in condizioni di solitudine e abilitazione all'uso della tecnologia.
Nel 2022 è stato restituito anche il parco e questa è stata una cosa molto importante per la cittadinanza, perché un parco di quelle dimensioni in un quartiere come questo non si era mai visto. Questa è la Fratellanza Artigiana Genovese. Allora, questa, diciamo, la Fratellanza è una delle aggregazioni sociali più antiche, perché risale al 1800, e in questo modo vorrei introdurre il primo video. Il primo video dove a parlare è l'ex presidente della Fratellanza Artigiana Genovese, che si chiama Luigi Bacchieri, che purtroppo nel 2021 è scomparso. È una persona che, chi è del quartiere, cioè, come dire, è una persona molto significativa e che ha vissuto in un periodo storico in cui la coesione sociale del quartiere era molto alta. Ora vi faccio partire il video, poi semmai commentiamo insieme. Allora, vediamo se ci riesco. Ah, ecco, non dovevo fare una cosa però che non ho fatto, scusate. Come devo fare? Perché devo tornare indietro, perché devo aprire come si dice? Vediamo se si sente, se no devo tornare indietro. Bacchieri, sì. Nata a Genova, lì sopra. Dal 1970 che sono socio di questa società. Sentite? La società è nata, la nostra, in via Milano. Io lo sento nel bene. 1800. Aspetta, lo sento. 76. Lo sentite? Perché sento. Allora, si sente, sono si sente Bacchieri, bene. Nata a Genova, lì sopra. Dal 1970 che sono socio di questa società. La società è nata, la nostra, in via Milano nel 1877, perché le società operaie di mutuo soccorso nascono a Pinerolo nel 1848 dopo la disfatta di Novara. Prima c'era una legge del Regno Sabaudo che diceva che più di due persone non potevano mettersi insieme. Il re Carlo Alberto, detto il re Tentenna, è stato obbligato di poter fare società, la prima società istituita 1848. 1849 nasce a Genova l'Universale, che è a San Pardaria. San Pierdarena c'è ancora. Nascano le società come i funghi, perché le società danno la possibilità alle persone di imparare a leggere e scrivere, e il medico non ce l'aveva nessuno allora. Io di là c'è una foto che c'è un signore con i baffoni ed era il medico che avevamo. Dalle società di mutuo soccorso sono nati prima il Partito Socialista nel 1892 a Genova, e il 1906 sempre le Camere del Lavoro. Durante il periodo fascista ci hanno fatto chiudere, però quelli che frequentavano qua erano tutti antifascisti. L'intento qual era? Che volevano che ci fosse meno povera gente, dargli un'istruzione, siamo stati tra i primi a avere un medico. Veniva qua una volta alla settimana e visitava la gente gratis. Lo statuto di allora, non avendo la mutua, quando uno era malato, gli davano dei soldi, tanto da poter andare avanti. Un partigiano, Giorgio Malerba. Lui e prima di lui Giovanni Barberis, era il socio più anziano della società, aveva visto me
una persona che mi interessavo, perché l'interessamento qual è? Il lavoro. Io qua lavato in terra, imbottigliavo, tenevo i conti, per tenere i conti bisogna essere onesti e me l'hanno insegnato gli anziani. Io ho sempre fatto entrare tutti, tutti, indistintamente, i neri, la gente di colore, sono come noi, io la penso così. No. Salvini, che adesso è un ministro, è distante anni luce dal mio pensiero, io qua può venire chiunque. C'è un fatto importantissimo, che la società è l'unico posto dove si ci può aggregare. Vengono qua perché non, c'è tutto chiuso e allora non sanno dove andare. Il giorno che chiude è finita. Anzi, io personalmente, se c'è uno che si droga, l'aiuto. Non ci do addosso. È la mia educazione, la mia poca cultura. Io se uno è in difficoltà, è che anch'io non sono mica miliardario, ma la pensione. Insomma, i principi sani dell'Italia nascono dalle società, nasceranno anche, non lo so, ma dalle società di mutuo soccorso sono stati fondanti. Ci sono questi ragazzi che hanno delle difficoltà enormi, più della metà non lavora, è dura, noi le aiutiamo. E poi ci abbiamo i piccolini che sono la nostra gioia, è una cosa bellissima, perché dà la possibilità ai piccolini di crescere e chi è vecchio di poter venirsi qua, perché tanti non hanno neanche il riscaldamento. E qua noi abbiamo il riscaldamento, perlomeno stai al caldo. Se vuoi non consumi niente, paghi solo la tessera e via. È così. È la mia società, perché oltre alla mia famiglia, la società per me è tutto. Le persone migliori della mia vita le ho conosciute, tutti operai. Ecco, ok. Io non so, io penso, vorrei farvi vedere anche gli altri video, poi se mai se volete commentare, perché pensavo di fare tutto un collegamento. Ditemi voi cosa volete fare. Sì, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok, allora il secondo video è quello che vi dicevo che è stato girato alla Casa Gavoglio e che è appunto l'intervista di questo gruppo di architetti e insegnanti, ed è un evento organizzato da Lucia Tringali, che è appunto la presidentessa della Casa nel Parco. Allora. Di auto a una via a misura d'uomo, comunque in condizione di poter ospitare persone e di riattivare collaborazioni e rigenerazioni tra cittadini. Allora, il primo passaggio sembra banale dirlo, ma è importante, poi spiego perché: togliendo le macchine. Togliere le macchine significa non solo interdire la circolazione di quel pezzo di città, significa anche togliere le auto in sosta, spesso sosta selvaggia, spesso sosta vietata, non autorizzata, ma magari una prassi consolidata da tanto tempo, un'abitudine, uno stile di vita, e bisogna in primis cambiare quello, ed è un passaggio che ovviamente chiede una negoziazione, perché i cittadini sono affezionati a questo
questo tipo di comodità, chiamiamole, senza rendersi conto che le città sono per definizione dense, sono molto popolose, hanno poco spazio e quindi tutto quello spazio che occupano le auto è in realtà spazio sottratto alle persone. La buona notizia è che nel momento in cui in maniera sperimentale si fa questa operazione di sostituzione tra le macchine e le persone, poi subito ci si entusiasma, subito ci si affeziona a questo nuovo modo di vivere la città. Cosa sono le strade scolastiche? Le strade scolastiche si chiamano così in tutta Europa, in realtà il nome è School Streets anche all'estero, e sono strade chiuse al traffico, come minimo in orario di entrata e di uscita da scuola, ma anche tutto il giorno, chiuse al traffico automobilistico, al traffico pesante, diciamo, e aperte invece alle bici, ai piedi, ma non solo, aperte al gioco, aperte allo sport, aperte a mille attività che possono poi sorgere in quello spazio che si apre alla vita, diciamo, alla socialità anche. Cos'è una città dei 15 minuti? Questa è una bella domanda. Definizione ufficiale è una città in cui tutti i servizi che ci servono per la vita quotidiana sono accessibili a piedi o in bicicletta in pochi minuti, diciamo 15 è una soglia, possono essere magari anche 20, possono essere 10, dipende un po' da con chi si parla, però è una città in cui tutte le persone effettivamente hanno la possibilità di interagire con gli altri, di raggiungere i servizi di cui hanno bisogno facilmente. L'urbanistica tattica che cos'è a sua volta? L'urbanistica tattica può essere uno dei modi attraverso cui si realizza la città dei 15 minuti, una città più accessibile, perché l'urbanistica tattica è un modo attraverso cui noi immaginiamo in un modo diverso le strade dei nostri quartieri. Nelle nostre città molto spesso le strade sono destinate quasi esclusivamente all'utilizzo delle automobili e gli spazi residuali per i pedoni sono inaccessibili e poco piacevoli. Quindi l'urbanistica tattica è un modo attraverso cui noi possiamo cambiare questa situazione, cercando di trasformare questi spazi per renderli più accoglienti per le persone e meno accoglienti per le automobili. Il problema è che queste trasformazioni sono spesso molto difficili da digerire per le persone che abitano in un quartiere e quindi l'urbanistica tattica permette di sperimentare. Proviamo a vedere cosa succede se facciamo questa trasformazione che costa poco e se qualcosa va storto possiamo tornare indietro. Ok. E adesso come si fa a trasformare una via trafficata di auto a una via... Ok. Adesso vi faccio ascoltare ancora un audio e poi questa serie di video audio è finita. Ok. Un incontro oggi a Lagaccio nella sede dell'ex caserma Gavoglio per parlare di progetti calati dall'alto. Ancora una volta il quartiere è coinvolto, insomma, a progetti come quello della funivia, dell'isola ecologica. Qual è la situazione e l'opinione del coordinamento rispetto a tali progetti? Il coordinamento recrimina il fatto che questi progetti siano calati dall'alto, non se ne fosse mai parlato negli incontri avuti con la pubblica amministrazione in passato, ma ci si ritrovi di fronte a opere altamente impattanti che comunque di fatto sono già state decise. Per quanto riguarda l'isola ecologica, inizialmente si parlava di un'isola ecologica che servisse per il municipio del centro-est. Ora pare che in realtà ci sia un'ipotesi che aggravi ulteriormente la servitù del quartiere, trasformandola invece in un'isola ecologica molto più grande a servizio della città. E per quanto riguarda la funivia, ovviamente quando si parla della funivia a servizio del Lagaccio, questo non è assolutamente vero, perché in realtà la funivia non ha neanche un'utilità di trasporto pubblico per il quartiere del Lagaccio, perché lo sorvola completamente. Invece il quartiere di Lagaccio, nelle richieste che fa da anni, c'era quello di un'apertura verso il mare con l'abbattimento del Palazzo Rosso, un allargamento di via del Lagaccio e la possibilità di raggiungere comunque la parte alta, quindi Forti, potenziando i mezzi di trasporto che ci sono, quindi la cremagliera, le funicolari e utilizzando anche dei mezzi di trasporto elettrico che potrebbero accompagnare a questo punto anche turisti a visitare i Forti, che però devono ancora essere messi a posto, quindi è
È un po' come vedere un'opera al contrario, cioè tu immagini un quartiere che viene valorizzato anche per le persone che ci vivono e quindi possono avere una qualità di vita migliore, e invece il progetto che vedi davanti agli occhi è quello di questa mega opera che sorvola un quartiere che di fatto di sotto rimane completamente abbandonato a se stesso. Sicuramente fondamentale per il quartiere sarebbe restituire quelle attività che sono anche attività sociali, che sono ad esempio la riapertura dello sportello postale, perché questo è un quartiere che ha una densità di popolazione anziana elevatissima. La risistemazione di tutta quella che è la viabilità del quartiere, il completamento dei lotti della caserma Gavoglio, che doveva diventare il centro della vita del quartiere e quindi valorizzare l'intero quartiere, magari anche inserendo all'interno di questo edificio residenze universitarie, in modo tale da dare anche un impulso, diciamo, socio-economico a un quartiere che di fatto sta morendo, perché qui, a parte i supermercati, le attività, quelle chiamiamole artigianali, quindi le botteghe, stanno lentamente scomparendo. E quindi punti di aggregazione sociale sono molto pochi e di conseguenza è un quartiere che dà proprio l'impressione di essere lontanissimo dalla città, nonostante siamo in centro. Con questa diga del Palazzo Rosso e questa strettoia di questa strada, di fatto noi siamo isolati dalla parte bassa della città. Parlando proprio degli spazi dell'ex caserma, fa piacere vedere insomma persone che iniziano a ripopolarla, ma siamo ancora indietro da quelle che erano le promesse. Esatto. Infatti è stato completato questo primo lotto e sicuramente rispetto a come era in precedenza, questo è già un passaggio fondamentale, ci sarà lo spostamento dell'asilo. Però ovviamente non è sufficiente, perché il progetto di riqualificazione della Gavoglio aveva alle spalle uno studio, una progettazione condivisa con la pubblica amministrazione che immaginava proprio un cambio di vita di questo quartiere. E invece questo ormai ci rendiamo conto che viene disatteso. E quindi i cittadini si sono trovati un po' all'improvviso a dover fare conti con queste opere che a quanto pare procedono in maniera anche molto spedita, perché dagli annunci che vengono riportati sembrano opere che verranno cantierizzate. Ok, quindi questa è un'immagine appunto della funivia e questa della cremagliera. Dunque, io vorrei fare semplicemente così un commento a questi video e a questo audio. Allora, il primo video sicuramente ci parla di una coesione di un quartiere che ormai non c'è più. Sicuramente Bacchieri ha raccontato la storia della società, ma ha anche raccontato la sua storia e la storia di quanti come lui allora partecipavano anche politicamente, quindi c'era una coesione sociale, quindi una qualità delle relazioni sociali, quindi rispetto e fiducia reciproca. Sicuramente anche la consapevolezza della necessità di reciproci doveri. La coesione si percepisce nelle parole di Bacchieri e anche l'importanza del medico, anche questa è un esempio di medico di prossimità, quello che abbiamo visto. Poi invece il secondo racconto ci parla della città attuale, ci dice come nell'elemento urbano l'elemento peggiore in assoluto sia la macchina, e quindi e chi parla non è un abitante del quartiere, ma sono professionisti, sono giovani professionisti che hanno un ruolo, se vogliamo, da innovatori sociali. Quindi questo ci dice anche che nel momento in cui si vuole lavorare in un quartiere dove la coesione sociale per via anche di come sono le relazioni oggi nelle città, di come parliamo di relazioni liquide, tanto per citare Bauman, eccetera, ma
È evidente che in una situazione come questa, specialmente in un quartiere dove hai sicuramente tanti anziani, hai una popolazione giovane che è prevalentemente formata da stranieri, e non c'è l'abitudine di abitare, non c'è l'abitudine, non c'è la possibilità, la capacità e la voglia di abitare il quartiere nel senso etimologico del termine, quindi coltivare le relazioni, coltivare la memoria, coltivare la cultura, eccetera, eccetera. L'ultimo audio invece ci parla di che cosa? Ci parla fondamentalmente di un'altra narrazione, cioè la narrazione che fa la pubblica amministrazione, cioè il comune. Comune che non si preoccupa di fare valutazioni di impatto ambientale, di dialogare con i cittadini e mette in cantiere delle opere pubbliche che tra l'altro vengono fatte passare rientrano in quelle opere di rigenerazione che si chiamano Genova Meravigliosa, appunto, e vengono fatte passare come opere necessarie che da un punto di vista economico e turistico risolverebbero le cose, ma come ho detto, in realtà parliamo di una pubblica amministrazione sorda che non cerca. E l'altra cosa che ci dice questo audio è che l'OSPI-CGIL, perché chi ha parlato fa parte dell'OSPI-CGIL, ha una sensibilità forse più spiccata verso quella che è la parte anziana della popolazione. Prima, nel video prima, forse c'è una maggiore attenzione a quella che è la famiglia, i bambini e così via. Quindi a questo punto io vorrei, non so se vuole, finisco il mio discorso, poi magari cerchiamo di fare un po' di interazione. Cerco di fare presto, anche perché vedo che le cose vanno avanti abbastanza per le lunghe. Allora, quindi di cosa abbiamo parlato fino adesso? Abbiamo parlato di un quartiere dove c'è la necessità di fare rigenerazione urbana. Come avete visto, il processo di rigenerazione è iniziato, ma che cosa significa fare rigenerazione? Significa, non semplicemente trasformare fisicamente un quartiere, così come avviene con la riqualificazione, un quartiere. La rigenerazione non punta solo alla trasformazione fisica, ma anche è accompagnata da interventi di carattere culturale, sociale, economico, che sono ovviamente finalizzate a migliorare la qualità della vita e quindi nel rispetto dei principi di sostenibilità, inclusione e partecipazione. Ma quali sono gli obiettivi delle politiche di rigenerazione urbana? Essenzialmente sono di due tipi: l'incremento di urbanità e la bellezza civile. L'incremento di urbanità si vuol dire fondamentalmente migliorare la densità di relazioni, e quando parlo di densità di relazioni non intendo solo le relazioni tra singoli cittadini, singoli abitanti, ma anche le relazioni tra reti sociali, le relazioni tra reti sociali e istituzioni, le relazioni tra gli attori sociali di una comunità, valorizzando la diversità. Abbiamo parlato di un quartiere dove la diversità non è soltanto culturale, cioè non è soltanto legata appunto al fatto appunto della grande presenza di persone straniere, ma anche al fatto che c'è una grande differenza anche in termini di età, no? Abbiamo anche questa differenza. E quindi l'altro obiettivo è la bellezza civile, che in questo senso, di cui abbiamo già parlato prima, ma in questo senso si vuole riconnettere questo concetto alla capacità, la voglia, la possibilità da parte degli abitanti di abitare, il luogo, di abitare il quartiere nel senso etimologico del termine, quindi riuscire a anche sviluppare un senso di identità nei confronti anche del luogo dove si abita. Ovviamente servono delle azioni di autocostruzione dello spazio pubblico di prossimità. E che cosa sono queste azioni? Da un lato servono azioni di disturbo costruttivo. Infatti qua in questa fotografia voi vedete un'immagine dove viene ritratto il comitato coi piedi per terra, che è un comitato che ha cercato e sta cercando di contrastare appunto la realizzazione della funivia. E di questo comitato ne fa parte
Elga Grisot, che è diventata la nuova presidentessa della Fratellanza Artigiana Genovese. E poi servono azioni di innovazione sociale, considerando il fatto che le azioni di innovazione sociale sono fondamentalmente delle azioni collettive orientate a promuovere empowerment, partecipazioni, soprattutto di individui e gruppi svantaggiati. E come ho detto prima, per fare innovazione sociale ci vuole anche una competenza, cioè quindi, come dire, l'innovazione sociale non si inventa, bisogna cercare di... è importante anche la formazione in questo senso. Quindi cosa significa innovazione sociale? Fondamentalmente significa saper trattare positivamente i caratteri qualificanti dell'urbanità, contrastare i processi che riducono l'urbanità sul piano fisico e sul piano sociale e sostenere le iniziative dal basso. Ecco, tutto questo per dire cosa? Che in questa situazione, in un quartiere come questo, ma anche in altri quartieri come questo, dove le reti sociali sono forti, ma dove il livello di coesione è basso, potrebbe rappresentare davvero un'opzione per ridurre la frammentazione sociale, la distanza istituzionale, riconsegnare ai cittadini le chiavi per la loro salute come progetto di comunità, costruire appunto delle case della comunità. Perché poi, in fin dei conti, parlare di coesione sociale e parlare di rigenerazione urbana significa puntare a tutelare quella che è la salute pubblica, nel senso che la coesione sociale è uno dei determinanti sociali della salute. Come determinanti sociali della salute lo sono molti altri e sono assolutamente collegati al concetto di comunità. Quindi non si può scindere il concetto di salute dalla comunità. Cioè, noi siamo passati da un'idea di salute che era appunto semplicemente assenza di malattia, siamo arrivati poi a un'idea di salute che è diventata completo benessere sociale, fisico e mentale, per arrivare poi, per passare poi alla cosiddetta salute One Health, fino ad arrivare all'idea appunto di salute di comunità, cioè la salute come, non solo come, come se fosse, cioè noi dobbiamo gestire la salute non solo come se fosse una prerogativa dell'individuo, come se fosse solo una questione dell'individuo, ma come un preciso disegno di governo della comunità. E quindi le case della comunità, se venissero realizzate con questi presupposti, potrebbero essere fondamentali. All'interno delle case della comunità, alcuni operatori come il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, l'infermiere di famiglia di comunità e l'assistente sociale potrebbero funzionare come equip di prossimità che con un ruolo importantissimo nel ricostruire e ricomporre le reti sociali in una logica di welfare rigenerativo. E per fare questo, ovviamente un ruolo molto importante è dato a quello che sono i processi di partecipazione, inclusione e coprogettazione all'interno ovviamente di accordi intersettoriali tra ASL, comune, regioni, reti sociali e quindi tutte cose che sono, come dire, fondamentali se si vuole proprio puntare a un welfare che punti prioritariamente a prendersi cura, a sostenere e proteggere chi, soprattutto le persone più fragili e bisognose. Perché poi, ricordandoci anche, diciamo, tutti i valori statistici che abbiamo visto prima, non dobbiamo dimenticarci che comunque c'è questo numero elevatissimo di persone anziane che vivono da sole. E poi anche nello stesso video di Luigi Bacchieri si parla molto di disagio. Ed effettivamente anche questa è una cosa che va presa in considerazione. Ma io dico, avrei finito, poi possiamo parlare se volete interagire. Io diciamo più o meno avrei finito questa. Bellissimo, grazie. Grazie. Bello, veramente. Grazie. Adesso devo chiudere. Posso dire qualcosa? Perché poi devo, sì, purtroppo avevo detto che devo scappare. No, assolutamente, mi aspettavo che qualcuno dicesse qualcosa. No, volevo chiederti insomma una sollecitazione, un confronto col pensiero di Alexander Langer, che diceva: la società sostenibile non esisterà se non sarà socialmente desiderabile.
A me sembra molto che hai colpito, cioè, questa idea della bellezza civile e anche della partecipazione nell'elaborazione delle politiche pubbliche. È un tema che rimane sempre sullo sfondo ed è molto, molto importante, forse sottovalutato. Ecco, era solo la mia considerazione. Certo. Sì, assolutamente sì. Cioè, infatti, io credo che anche la Casa della Comunità, come tipo di servizio sociosanitario di prossimità, non è stata molto capita neanche da questo punto di vista, cioè infatti si rischia poi di avere delle case della comunità che in realtà sono dei grandi poliambulatori, proprio perché un certo tipo di, cioè quello che è l'elemento innovativo insieme ad altri, perché poi ovviamente non c'è soltanto questo, però sicuramente quello è un aspetto importante. Posso dire qualcosa? No. Sì. Si è saltato tutto. Vedo. No, ringraziamo Cinzia. È sì. Molto importante per il nostro festival e si inquadra molto bene nel discorso che noi abbiamo avviato ieri. Abbiamo fatto una riunione dell'Istituto Italiano di Bioetica proprio in previsione del festival, ed è emersa un'idea che poi qui viene perfettamente esemplificata, cioè l'idea di questa bellezza civile e soprattutto questa idea di della cura, il legame tra bellezza e cura, democrazia della cura, che è un tema straordinariamente importante in bioetica, che qui si trova la sua realizzazione proprio in questi progetti di rigenerazione urbana. Quindi da un lato questo legame che sarà importantissimo nel festival tra società, democrazia della cura e bellezza, e tu hai detto molto bene che non è decoro, che non è solo decoro, ma è proprio una qualità della vita che è legata poi alla riscoperta anche di tanti valori che sono valori comunitari, senso di appartenenza, eccetera. Secondo, il grande rammendo di cui parla Renzo Piano, perché mi sembra di vedere in questi progetti di rigenerazione urbana proprio quell'idea che io trovo bellissima di Renzo Piano, per cui gli interventi non dobbiamo pensare a delle opere grandiose, ecco il ponte sullo stretto, esatto. Ma proprio il rammendo, e la cura è fatta di rammendi, ecco, è un'attività umile, è un'attività che si fa con estrema modestia, piccoli interventi, però interventi preziosi che vanno a incidere sulla nostra vita. Gli esempi che hai fatto trovo che siano straordinariamente rilevanti. A me ad esempio ha colpito moltissimo il tema di Alessandro Raia, di una profondità, vorrei incontrarlo, questo cos'è, un ragazzo? Stai parlando degli urbanisti? Sì, questo io tra l'altro, mi dispiace che non ci sia Lucia Tringali, che è quella che ha organizzato questo evento, però Lucia c'è! Ah sì, no, ciao Lucia, ma non Lucia Tringali, dicevo. Ci sono, ciao Cinzia. Ah, ci sei, ecco, magari se puoi... La casa del parco, meraviglia, di tutte queste cose noi dovremmo parlare nel festival. Capisco che il tempo nostro è limitato perché abbiamo due mezze giornate e due serate, però sono delle esperienze importantissime, cioè ti fanno toccare con mano quella che è la realtà e soprattutto le esperienze di vita vissuta, perché altrimenti puoi parlare di bellezza, dice, ma la bellezza, e qui invece concretamente sono delle proposte che importanti che sono già diventate operative. Quindi io veramente ringrazio moltissimo Cinzia, e adesso io pregherei l'Ecoistituto di vedere come può organizzare la presentazione di queste esperienze che secondo me sono importanti di rigenerazione. La ritengo una sfida importantissima dal punto di vista bioetico civile. Grazie. Grazie ancora. No, Lucia però non dice niente, vorrei che parlasse, Lucia. Eccomi. Il video. Io ho una mano alzata. Ah, scusate. Io non vedo, aspetta un attimo. Sì? È Maria Paglia. Sì. Dimmi Maria.
Ecco, allora io intanto ringrazio perché è stato veramente molto bello questa tua relazione. E due cose velocissime. Io faccio sempre un po' di confusione, vorrei magari che tu me lo definissi meglio, fra la casa della salute e la casa della comunità. Sì. Perché ho quasi l'impressione che per alcuni versi si possano sovrapporre. E poi l'altra cosa che ti volevo chiedere è questo: qual è lo spazio che in questa rigenerazione, eccetera, può avere l'arte? Proprio come le pratiche partecipative, quelle americane degli anni Ottanta, ecco. Basta, grazie. Sì. Ok. Ma allora... qualcosa? Sì? Sì, dimmi Bruno. Sento. No, parlo da solo. Dunque, io ammiro la vostra cultura e le vostre conoscenze, che io non possiedo assolutamente, però ho una certa esperienza di vita, forse dovuta alla tenera età. E posso dire di aver fatto il medico praticamente in tutte le condizioni, in tutte le società, in tutte le condizioni urbane le più diverse, dai piccoli paesi alla grande città, per esempio a Roma dove vivo adesso. Bene, se io vado con la memoria a ricordare questi periodi della mia vita, la bellezza esiste nelle piccole e nelle grandi, ma direi molto di più nelle piccole, perché anche nelle grandi ci sono tante belle cose, ma le piccole qualche volta sono tutte straordinariamente belle. Pensate alla bellezza di Tuscania, quasi completamente medievale, alla bellezza di San Gemini, alla bellezza di Bevagna. Perfino il nome è diventato più brutto con gli anni. Si chiama Bevagna, ma si chiamava Mevania nel Medioevo. Pensate ad Amelia, che anche quella non si chiamava Amelia, si chiamava... ho dimenticato. Va bene, comunque aveva un nome molto più bello di Amelia. Orvieto, tutte piccole città, tutti dei piccoli gioielli. Anche le grandi città naturalmente hanno le belle cose. E ora pensiamo alla rete delle relazioni, alla bellezza del rapporto fra gli esseri umani. E questo è più difficile a valutare, perché nella grande città si è un po' spersonalizzati. Ho vissuto in palazzi in cui non sapevo chi abitava accanto a me, sopra di me o vicino a me. E ho vissuto in piccoli paesi in cui tutti sanno tutto di tutti e lo sport principale degli abitanti è il pettegolezzo su quello che fanno i loro vicini. E certo non si può dire che questo sia un aspetto molto bello, ma direi che l'aspetto principale sia rappresentato dalla solidarietà, cioè dall'esistenza di un rapporto intellettuale e sentimentale fra le persone. E forse non solo fra le persone, ma anche fra tutti i viventi, perché bisogna rendersi conto, l'espressione si usa più frequentemente,
siamo tutti nella stessa barca, ma non ci si rende conto che veramente siamo su un'astronave che viaggia nel cielo e siamo isolati da tutto e che tutti sono legati gli uni con gli altri. La scomparsa delle api può voler dire la scomparsa degli uomini, tanto più la scomparsa degli alberi. Basta un semplice cambiamento di temperatura, se questo cambiamento sia di qualche grado, scompariremo tutti. Quindi bellezza, rapporti fra gli uomini, solidarietà, salute, anche perfino salute mentale. Figuratevi, quando mi sono laureato, sono andato per alcuni mesi in un piccolo paese che fino al 1900 non aveva avuto una strada che lo raggiungesse. Quindi non avevano conosciuto le invasioni barbariche. I Goti, gli Unni e i Franchi o i Longobardi non ci sono stati. Si chiamavano tutti con lo stesso cognome. Ebbene, c'era un'altissima percentuale di malati di mente. La schizofrenia era una cosa abbastanza frequente. E poi naturalmente l'esperienza opposta, la grande città, la grande clinica universitaria, i presidenti o i ministri operati in quelle cliniche, divenuti in piccolissima parte anche miei clienti. Ebbene, è difficile dare un giudizio, e infatti io non do nessun giudizio. Spero di non essere stato completamente fuori tema. Grazie. No, è stato interessantissimo, grazie invece. La mano di Bruno adesso. Sì, dici Bruno. Io veramente non ho alzato la mano. No, Bruno Piotti forse. È un altro Bruno. Vi chiamate Bruno tutti e due. Un altro Bruno, sì, sono Bruno Genovese. Però io vorrei non parlare, e piuttosto, cioè non che non voglio parlare, ho alzato la mano per parlare, dire due parole anch'io, però pensavo che la Lucia Tringali ha provato a parlare, ma forse perché non è comparsa la mano, non gli abbiamo dato la parola. Quindi, no, chiederei di dare la parola a Lucia, poi Lucia, se c'è spazio posso parlare anch'io. Sì, no, infatti, assolutamente. Grazie. Grazie Bruno. Scusate per il video, ma non mi funziona la videocamera. Mi sentite bene? Sì. Intanto grazie Cinzia, mi è piaciuto molto questo intervento, mi ha commosso tantissimo il video di Luigi Bacchieri e mi è interessato molto sentir parlare del quartiere dove lavoro tutti i giorni da un punto di vista che non sia il nostro, e questo è stato molto istruttivo e interessante. Giusto due battute oltre ai ringraziamenti. Sulla bellezza civile, questo è proprio il nostro manifesto da sempre, forse dovremmo renderlo ancora più esplicito. Tu hai parlato di innovazione sociale, generatività. Una azione che facciamo noi alla Casa del Quartiere è di tirare dentro una persona alla volta, che sembra un'azione impossibile, ma in realtà lo è, e una persona alla volta a diventare parte della cura, della bellezza e della reale partecipazione allo spazio pubblico. Quindi noi abbiamo donne marocchine che sono diventate le protagoniste della Casa del Quartiere
con gesti di cura, di attenzione e di senso e di etica dello spazio pubblico di livello veramente altissimo. Forse dovremmo raccontarlo ancora di più di quello che facciamo. E, una seconda battuta, un invito. Mi vedo molto bene un incontro di questo tipo, di cui non conosco bene la genesi, ma mi ha fatto piacere partecipare, nel giardino della Casa del Quartiere, lanciato con questi temi sulla rigenerazione urbana, con tante persone e magari dei tavoli di lavoro, quindi vi invito assolutamente a portare questo livello di attenzione verso i temi della rigenerazione urbana, dell'innovazione sociale, a casa, dalla Casa del Quartiere. Grazie davvero. Grazie Lucia, sarà fatto. Vi aspetto. Sì, grazie. Bruno? Bruno Piotti? Grazie, sì. Mi unisco ai complimenti perché appunto con l'interesse e l'entusiasmo che ti contraddistingue hai portato tanti di quelle tematiche tutte insieme che parlano a tanti lati e a tanti protagonisti del quartiere. Io mi limiterò a dire in parte in risposta a una delle domande che sono state sollevate, ma cos'è che contraddistingue o marca di più la differenza tra una casa di salute e una casa della comunità? E perché la casa della comunità, in modo insieme straordinario, perché è in questo contesto del quartiere Lagaccio una specie di fiaba, cioè non sappiamo assolutamente, io temo che nessuno di noi, non solo qui in questa conferenza, ma nemmeno nel quartiere, sappia esattamente se mai verrà una casa della comunità fatta a Lagaccio. Perché? Perché qui, come veniva fuori anche dalla ricchezza dei contributi che tu hai messo insieme, pare di vedere molto più gli aspetti dell'associazione volontaria, delle associazioni, diciamo, di categoria e sindacali, delle associazioni del terzo settore, che sembrano veramente attive e consapevoli di quello che vorrebbero per rigenerazione urbana, e dall'altra parte delle istituzioni pubbliche che sembrano piuttosto dei dinosauri. Non capiscono un H, cioè vanno a proporre in questo contesto di cose che si muovono già e che sono già delle realtà, come quelle iniziative della Lucia Tringali dimostra, come l'intervista audio alla esponente dello SPI dimostra, che sanno già dove vogliono andare, ma al posto di trovare una mano, un aiuto, un appoggio nelle autorità, nelle istituzioni, trovano delle persone sorde che introducano delle cose paradossali come la funivia. Cioè, la funivia servirà all'MSC per poter far meglio soldi sulle crociere che lei offre a un tanto al passaggio per tante persone che sono nel consumo del mare e nel consumo delle città. Ma certamente non serve ai genovesi e certamente non serve agli abitanti del Lagaccio. Quello che ci vuole invece è un passaggio in più tra una casa di salute, che peraltro qua a Genova e in Liguria purtroppo non si è mai realizzata, ma che si sta realizzando ed è attiva in Toscana o nell'Emilia Romagna, in una certa dimensione, non maggioritaria, ma comunque molto significativa. Cosa c'è quel quanto in più della comunità? Ma proprio la partecipazione attiva non solo a una gestione migliore della cura, cioè a un innalzamento della qualità della cura che deve essere appoggiata sulla primary care e sull'assistenza di base. Non è solo la casa della comunità un luogo dove si può fare meglio la medicina, ma è qualcosa di diverso, perché è la comunità che gestisce
tutti gli elementi della protezione della propria salute in modo attivo e consapevole. Quindi ridà la voce ai pazienti quando sono già pazienti e dà la voce ai cittadini quando non sono ancora pazienti perché non sono ancora malati. E questo quanto in più della casa della comunità, chissà se verrà, ma certamente dovrà venire dalla consapevolezza di operatori sociali e sanitari senza aspettare che le ASL o i nostri amministratori lo capiscono, perché se guardiamo da queste proposte della funivia, questi stanno veramente su un'altra lunghezza d'onda, quasi fantascientifica e completamente scollegata dai bisogni reali della gente. Comunque grazie Cinzia per il contributo che hai dato. Grazie Bruno, perché così mi sembra che hai anche risposto in modo esaustivo alla richiesta di Maria. Se Maria, non la sento, mi sembra che... Sì, sono qui. Sembra che abbia risposto alla tua domanda. Sì, giusto? sì, perché c'erano delle sovrapposizioni fra le due cose e adesso mi è più chiaro, grazie. Se ci sono ancora, non so, altre domande, mi sembra che... Anche tardi, tra l'altro, vorrei dire, non so cosa dite voi. Claudio Culotta. Claudio. Sì. Non ho visto. Claudio. Volevo dire brevissimo una cosa. Molto di quello che volevo dire lo ha già detto Bruno. Però io apprezzo tanto questa presentazione appunto di Cinzia, anche nel contesto in cui è stata fatta adesso e in cui forse verrà fatta, se sarà possibile, nel Festival della Bioetica. Quindi come un esempio, no? Quasi paradigmatico di come si può coniugare e tenere insieme un discorso ambiente sul territorio, sulla bellezza, sul paesaggio e un discorso sul benessere delle persone e sulla salute. Quindi è anche, voglio dire, una cosa che ha un valore culturale alto, secondo me. Però dietro a questa, diciamo, reazione che Cinzia ha fatto, ha presentato, esiste anche un progetto concreto di cui Cinzia naturalmente fa parte, insieme anche a alcuni di Equistituto, anche altre persone, anch'io, eccetera, di interlocuzione e di e proposta di coprogettazione alla ASL. Cioè, no, non è solo una, come dire, una riflessione su un possibile modello che sarebbe bello realizzare o semplicemente discutere. È anche stata una proposta messa sul tavolo. Su un tavolo di diciamo confronto fra la comunità locale, di cui Cinzia, ma anche altre persone che sono qui presenti adesso, sono state rappresentate, proprio l'ASL, cioè quelli che dovrebbero realizzare queste cose dal punto di vista, ora mi riferisco dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi sanitari, cioè la parte che Cinzia ha illustrato alla fine della sua presentazione, cioè la casa della comunità. La casa della comunità non può esistere se non esiste la comunità. E ora Cinzia ci ha fatto vedere che nel Lagaccio potrebbe esistere la comunità, o perlomeno ci sono delle forze che spingono in quella direzione, di creare relazioni. Ecco, solo in un contesto fertile come quello e possibilmente ancora di più, ecco, capito e diffuso nel territorio, è possibile realizzare una casa della comunità intesa come struttura del servizio sanitario delle cure primarie. Perché vedete, il grosso ostacolo, che accennava anche Bruno Piotti, è... E veramente la pochezza, ecco, della situazione
storica in questo confronto. Di fronte a una proposta che si è cercato, ecco, non si è forse neanche avuto modo di esplicitare in maniera così come oggi, per mancanza di interesse, per mancanza di ascolto, di fronte a questo, la ASL che cosa propone? Un ambulatorio aperto, che so, adesso è aperto 2 giorni, vabbè, lo apriamo 3 giorni, piuttosto che un'altra struttura. Ecco, e i medici purtroppo, mi spiace dirlo, ecco, anche il medico, ecco, e quindi i due Bruni e forse altri, sono assolutamente sordi questa proposta, perché in Italia e soprattutto in Liguria, ecco, forse in altre regioni, la sanità è in una strada che va verso il profitto e la privazione. Comunque grazie veramente a Cinzia. Grazie Claudio, così hai anche raccontato il pezzettino che non era stato raccontato. Grazie molte. Vabbè, allora sono molto contenta, spero anche di raccolgo anche la proposta di Lucia e poi spero che al festival di poter far meglio, poi vediamo con Bruno se si riuscirà a fare dell'altro di massimo. Va bene, allora grazie a tutti per aver partecipato. Grazie. Un bacione, grazie a tutti. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ho visto solo un neo. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Cinzia, ho visto solo Neo. Ah, Susi Kent. La tua presentazione bellissima. Sì. Dimmi Enzo. Sì. Non hai indicato dove abito io, che sono proprio ai limiti del... Visto che ho uno striscione contro le navi di 4 metri. Oh, porca miseria. Ma sai che tra l'altro all'inizio avevo messo un sacco di fotografie, poi siccome ho fatto vedere la mia presentazione a Bruno, che mi aiuta sempre in queste cose, mi ha detto guarda che ti incasini, mi ha tolto un sacco di immagini e io poi ho dovuto rinunciare tristemente a queste immagini. Buonasera a tutti, arrivederci. Arrivederci. Una cosa, posso dirla? Dimmi Bruno. Gli ettari non sono 70, gli ettari sono 1,6. Perché sì? Come ha scritto Lucia, le parti, perché ogni ettaro sono 10.000 metri. No, ma io sbaglio. E quindi il okay, giusto. È 1,6 ettari. No? Va bene, giusto. Perché 70.000 ettari potremmo fare un'altra Genova. Lo immaginavo, qualcosa dovevo dire di fuori di testa, sicuramente. Va bene, grazie. Comunque, grazie. C'era un cinema una volta al Lagaccio. Eh sì, no, lo so, quando ero piccola io c'era anche una sala, una discoteca, pensa. Infatti, va bene, grazie.